Buonasera a tutti. Questo è l'incontro di presentazione di un libro scritto dal giornalista Pierluigi Colognesi e dedicato a Padre Romano Scalfi e a Russia Cristiana. Abbiamo innanzitutto la fortuna di avere qui tra noi sia l'autore che il titolo del libro, nel senso che sono presenti sia Pigi Colognesi e sia anche Padre Romano Scalfi. Non occorre dire niente, credo, per presentare Padre Scalfi e volevo semplicemente sottolineare alcune cose prima di dare la parola ai nostri due relatori di stasera. Intanto dire che non a caso il libro si intitola Russia Cristiana, una biografia di Padre Romano Scalfi, perché da un lato Padre Scalfi è sicuramente inseparabile dalla sua opera e la grandezza e l'impronta storica che comunque Padre Scalfi ha lasciato è legato certamente alla sua persona, ma proprio alla realizzazione della sua persona, alla cosa a cui comunque ha dato la vita, cioè questa intuizione che il Signore gli ha fatto capire di creare un ponte di amicizia e di condivisione di vita cristiana e di vita, di umanità, di vita, tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, tra il mondo occidentale e il mondo orientale, i due polmoni di cui parla anche Giovanni Paolo II. Ma vorrei sottolineare come Padre Scalfi è sempre stato un uomo controcorrente, per così dire. Ha dato un nome che era una sfida, Russia Cristiana, alla sua opera. In anni in cui l'Unione Sovietica sembrava il paese dell'utopia realizzata, dell'utopia al paese, e d'altra parte è stato il primo che, con occhio molto disincantato, una volta che il comunismo è caduto, ha detto: i problemi non sono qui risolti, il problema non è buttare giù il comunismo, è creare comunità missionarie ecumeniche vive, perché la rinascita non comincia mai dalla politica, ma comincia dall'uomo, da un io rinnovato. E quindi non è mai stato un uomo, come dire, no, non è, adesso ne parlo passato presente, ma è qui presente, non è certamente una persona che si accontenti di facili ricettine, ma continuamente vuole lavorare. E difatti poi noi vedremo anche nella seconda parte quali sono oggi i passi e le realizzazioni di Russia Cristiana. Qui vogliamo in qualche modo ripercorrere quello che anche il libro racconta, cioè la storia di Padre Scalfi e di Russia Cristiana, attraverso due testimoni. E abbiamo scelto due persone che sono coinvolte con Padre Scalfi e Russia Cristiana, sia da un punto di vista dell'opera culturale che viene portata avanti e che è stata portata avanti, ma anche due persone che sono state, io credo che sia giusto dirlo, che sono state profondamente toccate anche nella loro vita da questo e che in qualche modo stanno dando la vita per la stessa opera per cui Padre Scalfi l'ha data e la sta dando. Cioè parlo di Adriano Dell'Asta e di Viktor Popkov. Adriano Dell'Asta, che è professore di lingua e letteratura russa all'Università Cattolica di Milano, ha incontrato Padre Scalfi, credo ormai 30 anni fa. E da allora ha sempre collaborato con Russia Cristiana e ha condiviso anche proprio la vita con Russia Cristiana, insieme alla sua famiglia. E quindi racconterà di Russia Cristiana vista dall'Italia e vista dagli inizi. Invece Viktor Popkov è una persona che abbiamo incontrato ormai 20 anni fa, almeno 25 anni fa, era allora quell'epoca un giovane, aveva incontrato la fede. Così, attraverso delle letture, attraverso una ricerca personale, veniva da una famiglia atea, è stato anche in lager, e quindi ha visto Russia Cristiana dall'altra parte della cortina di ferro. E poi, quando la cortina di ferro è caduta, ha cominciato a collaborare con noi e oggi è uno dei responsabili dell'opera di Russia Cristiana in Russia, vale a dire la Biblioteca dello Spirito. Ecco, quindi io cedo la parola ad Adriano Dell'Asta, proprio per questo racconto, testimonianza che ci farà.
ed era la luce della ragione. Cristo è la luce della ragione. Il mondo non era una cosa che stava dall'altra parte. Il mondo era, meglio, la Chiesa era il mondo nel suo passaggio dalla morte alla risurrezione. Questa era l'esperienza che Russia Cristiana ci insegnava a fare. Era l'unità della persona, l'unità dell'essere. E con questa chiave vivevamo, ad esempio, il problema dell'unità della Chiesa. Il problema ecumenico per noi non è mai stato un problema di accordi, di questioni chissà alte, teologiche. Certo, ci sono tutti questi problemi, poi li abbiamo imparato, ma era innanzitutto il problema dell'unità della mia persona. Non si trattava di andare a fare chissà quali conversioni degli altri o di far finta che non ci fossero problemi. Il padre ci ha sempre insegnato che era innanzitutto l'unità della mia persona, o se volete il problema della mia personale conversione a Cristo. Non era, per riprendere, e mi fermo qui, non era, per riprendere quello che dicevo all'inizio, un progetto, ma l'obbedienza alla realtà, l'immedesimazione nel dono di Cristo, che è l'unità della Chiesa. Il resto sarebbe venuto dopo, il resto verrà quando Dio vorrà, ma nel frattempo, in questa maniera, noi raggiungevamo l'essenziale, cioè stavamo con Cristo. Questo è il problema. Non lo rimandavamo a un futuro chissà, ma stiamo con Cristo, che rende ragionevole ogni gioia, ogni istante di vita. Grazie. Quello che Adriano Dell'Asta adesso ha detto, ha declinato il cuore, direi, il fondamento, che ha reso così creativo padre Scalfi e chi poi con lui ha lavorato insieme, e ha permesso via via, nel corso dell'attività cinquantennale di Russia Cristiana, difatti quest'anno ricorrono appunto i 50 anni, di inventare volta per volta vari strumenti, varie modalità. Erano campagne di difesa dei dissidenti, era la pubblicazione del Samizdat, cioè i testi clandestini diffusi in Russia e che arrivavano fortunosamente in Occidente, e di cui inizialmente la stampa occidentale diceva che erano dei falsi, che non era vero niente, che se li era inventati lo stesso padre Scalfi. E la cosa comica è che l'hanno detto proprio a proposito di alcuni racconti di Solzhenitsyn, poi diventati famosissimi, e così via. E poi ha permesso in particolare di allacciare dei rapporti di amicizia, di condivisione con persone e comunità che vivevano in Unione Sovietica. Persone sia credenti, sia anche talvolta non credenti, ma tutte accomunate da quello che diceva prima Adriano Dell'Asta, parlando della rinascita umana e cristiana in Unione Sovietica come di un fenomeno che metteva al centro della propria riflessione, da vari punti di vista, da varie posizioni, l'io, la persona umana concepita come un mistero. E da questo punto di vista padre Scalfi ha sempre buttato tutte le sue energie nella Russia. Nella Russia lui stesso voleva, ai tempi d'oro, quando ha cominciato la sua opera, andare missionario in Russia, poi questo non era possibile, per cui da un lato era la difesa di queste persone, della Chiesa del Silenzio, dall'altro era preparare pubblicazioni e strumenti che potessero sostenerli. Così per i primi anni, quando ancora non era possibile fare una cosa stabile, abbiamo molti di noi, molti amici, studenti, diplomatici, turisti, gente che andava in Unione Sovietica per lavoro, visto che padre Scalfi per 20 anni è stato persona non grata, hanno varcato le frontiere portando con sé qualche libro, qualche Bibbia, qualche immaginetta e così via. E poi con la perestroica è diventato possibile lavorare e stabilmente creare un centro che in qualche modo incarnasse proprio quella unità originaria di cui Adriano prima parlava, che è più grande di tutte le differenze e di cui la Biblioteca dello Spirito oggi, Mosca, è una testimonianza microscopica ma comunque viva. E chiediamo quindi adesso a Victor,
proprio uno sguardo a Russia Cristiana e a Padre Scalfi dall'altra parte, dalla patria, come Padre Scalfi ha sempre definito la Russia, e proprio la sua testimonianza. Ну вот теперь мы знаем, что у отца Романа две дочери. Padre Romano ha due figlie. Russia Cristiana e la Biblioteca dello Spirito. Только что нам профессор Abbiamo appena sentito da dell'Asta l'aspetto della vita di Padre Romano che lui ha visto ogni giorno e che ha avuto un'enorme influenza su di lui. Таких встреч с отцом Романа у меня Questi incontri con padre Romano naturalmente non li ho avuti io stando in Russia. Ma racconterò di un'altra esperienza, di quei piccoli incontri che abbiamo avuto anche noi e del lavoro, dei sentimenti che abbiamo provato. E come sono stati gli incontri con gli inviati di Russia Cristiana. E così poi con lo stesso padre Romano quando è accaduto. E qui bisogna descrivere un attimo l'epoca in cui, che ormai si può dire è molto lontana da noi. Era un tempo in cui, che adesso in cui la Russia non si vede, riconosce più. Allora, l'idea del cristianesimo non esisteva praticamente, non c'erano praticamente libri e se forse qualche libro singolo esisteva ancora veniva distribuito, girava clandestinamente. E allo stesso tempo era nata una certa generazione di giovani che non potevano accettare quella esistenza sovietica che avevamo davanti. Volevano vivere di qualcosa d'altro. E molti, alcuni di loro, non pochi, pensavano, parlavano e cercavano di entrare in contatto col cristianesimo nell'aspetto, nelle forme in cui lo incontravano. O attraverso amici casuali, oppure attraverso libri casuali, oppure non si sa neanche come, ma questi contatti vivi erano contatti con Cristo. E direi che un uomo come Padre Romano rappresenta un'intera epoca della nostra vita, perché l'aiuto che veniva da un uomo così lontano e che, di cui non ci aspettavamo, non speravamo, ed era soltanto la difesa dei nostri interessi in Occidente, era anche l'aiuto rappresentato da questa comprensione della vita dell'uomo, di questo concetto della vita dell'uomo che cambia e che si trasfigura quando avviene l'incontro con Cristo. E questa parola per noi è risuonata come fosse nuova, perché per mancanza di una vita cristiana in Russia allora noi cercavamo da solo di farci un'idea personale della fede. Ciascuno di noi cercava di crearsi questa conoscenza, questa sensazione della fede e quindi erano naturalmente diversi in ciascuno di noi. E qualcuno cercava di verificare queste sue idee attraverso i libri oppure alcuni attraverso gli incontri con altre persone. E questi incontri era una mano tesa da parte della Russia cristiana quando ce ne siamo accorti come una cosa reale.
E è stato per noi prezioso. Perché per noi l'idea di Cristo, del cristianesimo, cresceva proprio dalla nostra esperienza, dalla nostra vita. Ed era un po' diversa da quella tradizione tipica della Chiesa ortodossa. E ci sembrava che il cristianesimo fosse qualcosa di più ampio di quello che vedevamo nella Chiesa. E questa affermazione che noi, questa conferma che noi abbiamo colto in quelli che venivano mandati da Russia Cristiana, e questo saluto che ci veniva da Padre Romano e diceva: ecco, appena potrà verrà lui. Ecco, questa idea del cristianesimo come una vita, e che confermava la nostra sensazione, per noi fu importantissima. Per questo è stato sia la difesa che Russia Cristiana ha sviluppato in Occidente. E c'è anche un altro aspetto che non è stato ricordato, ed è quello dei libri. I libri che venivano spediti in Russia, perché in quegli anni non c'erano per niente libri in Russia. E i libri che raccontassero del cristianesimo e che dessero qualche idea del cristianesimo, che ci rivelassero la nostra propria storia, questi libri noi li ricevevamo solo dall'Occidente. Su questo punto di vista la Russia Cristiana è stata una di quei canali illegali attraverso i quali è passato un'enorme quantità di libri. Una parte di questi libri veniva poi moltiplicata, riprodotta in Russia, in Unione Sovietica, e poi fatta circolare ulteriormente. Per questo, per me personalmente, posso dire che Padre Romano è stata come la mano di Dio tesa verso di me, proveniente da un luogo sconosciuto. E subito abbiamo afferrato e stretto questa mano e abbiamo sentito questo contatto. Quando si incontra una persona che ti è vicina, prossima, abbiamo sentito quella sensazione. E questo lo senti immediatamente quando stringi la sua mano. Ecco, questa immagine può descrivere abbastanza il nostro incontro. E questo è stato un incontro, e poi c'è stato il lavoro. Perché questa concezione della responsabilità dell'uomo, del cristiano, che viene quando accoglie la fede, per noi è stata ed è una esperienza comune. E per questo i compiti, diciamo, gli sforzi che sono stati necessari per sviluppare la situazione, abbiamo cercato di discuterli e di risolverli insieme. E piano piano lo abbiamo fatto. Quando Padre Romano non poteva venire da solo, mandava i suoi inviati, ad esempio Giovanna Paravicini. Arrivava come un angelo e ci dava qualche notizia, informazioni, un biglietto, i libri, ci raccontava, ci chiedeva. E per questo, piano piano, un passo dopo l'altro, dal momento in cui ho preso la decisione di lavorare insieme con la Russia Cristiana, abbiamo incominciato a trasfigurare questa situazione. È proprio nel senso in cui, secondo questa concezione, proprio che era l'oggetto delle nostre discussioni. In breve si può descriverla così, con queste parole, che è la risposta, la responsabilità dell'uomo nel mondo per ciò che avviene nel mondo. E questa è la partecipazione a tutto ciò che avviene in questo mondo, di ciascun uomo in diversi
diverse misure, a misura delle sue forze e nella misura della sua fede cristiana. E proprio in questa direzione abbiamo cercato di costruire il nostro lavoro quando abbiamo creato e sviluppato il Centro Biblioteca dello Spirito. Il nome stesso è nato nel momento ancora quando bisognava cercare un nome neutrale, e biblioteca era una parola abbastanza neutrale sotto il quale si poteva fare molte attività diverse. E così è rimasta Biblioteca dello Spirito. Innanzitutto è la possibilità e la necessità di agire sulla situazione che ci troviamo intorno, ed è un aiuto attraverso i libri e con altre azioni alla gente che vuole crearsi una concezione cristiana, farsi un'idea sulla storia e un'idea del proprio posto in questa storia. E piano piano il centro è diventato un luogo importante dove avvengono molte cose, eventi di vario tipo. La prima visita di Padre Romano, dopo l'apertura del centro, è stata per noi un momento molto importante e significativo. Per noi è stato importante sentire in quest'uomo come uno di noi, una persona cara, come colui che aveva sempre suscitato in noi la speranza e la conferma che stavamo camminando per la via giusta. Il professor Dell'Asta ha detto che non sa come Padre Romano è riuscito a fare tante cose. E mi sembra che proprio perché Padre Romano è sempre insoddisfatto. È insoddisfatto perché si fa poco, secondo lui. E vive sempre un passo avanti rispetto a quello che si fa, a quello che succede. E se si fanno tanti libri, e lui dice che insomma sono ancora pochi, e se ne facciamo ancora di più, che proprio non ci arriviamo a farli tutti, è ancora poco. Perché lui pensa sempre a qualche cosa d'altro, a quello che si potrebbe fare di più. E perché non è fatto allora? E per questo, descrivendo questa vita che è passata, che è trascorsa, sia ai tempi del comunismo e dopo il comunismo, rimane un sentimento preciso e costante, e cioè che questo incontro è stata decisiva con questo uomo, ed è stato decisivo, importante per me personalmente. Questo incontro ha permesso di entrare in contatto con un uomo che è sulla stessa strada dove sono io, aspira alle stesse cose a cui aspiro io, e soffre le stesse cose che soffro io. E per me riconoscere tutto questo in un'altra persona è stato un sostegno fortissimo al senso religioso che ho. Per questo sono grato a Padre Romano, per quello che è. Come dipendente di Padre Scalfi da molti anni posso confermare che un datore di lavoro esigente è sempre insoddisfatto. Per questo vogliamo fare vedere a voi e anche a lui la realizzazione, la ultima creatura di Luce Cristiana, cioè questa Biblioteca dello Spirito, attraverso una sequenza di diapositive che adesso mandiamo in onda. Ecco, questa è la facciata della biblioteca, siamo a Mosca,
è un'antica dimora del 1700 che abbiamo avuto la fortuna di comperare. Avanti. Potete vedere come questi siano i fondatori, come si diceva anche prima, cioè abbiamo come fondatori Russia Cristiana, la diocesi cattolica e un'importante organizzazione ortodossa che è guidata da uno dei principali personaggi della Chiesa ortodossa. Avanti. Questo è la compagine, lo staff di Russia Cristiana. Come vedete, Viktor Popkov è in prima linea. Avanti. E le finalità: integrare le culture d'Oriente ed Occidente nelle loro radici cristiane, riscoprire il patrimonio cristiano ortodosso e far conoscere il patrimonio invece della Chiesa d'Occidente. Avanti. Voi potete leggere tutto, avanti. Più adagio dicono. Ecco, queste sono alcune delle cose che abbiamo fatto. Come vedete là in alto abbiamo la presentazione del senso religioso. Lì fa bella mostra di sé al centro Jean-François Thiry, che è il direttore della Biblioteca dello Spirito, era venuto dall'Italia Cesana. A Vierinzev, il primo sulla vostra sinistra, uno dei più grandi pensatori russi, purtroppo è morto da alcuni anni, e la poetessa Olga Sedakova, che anche adesso è una delle voci più importanti in Russia, per dire comunque anche l'interesse che questo libro aveva suscitato tra diciamo la cultura autentica in Russia. E qui sotto abbiamo la presentazione, invece un momento della presentazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Pensate che ne abbiamo distribuite 12.000 copie. Ecco, questi sono le persone a cui ci rivolgiamo, cioè come vedete c'è di tutto, c'è un mercato distributivo, diciamo così, sia cristiano che però anche laico. E l'idea, soprattutto visto che la Russia è così vasta, è quella di raggiungere capillarmente la provincia dove non c'è letteralmente nulla, perché Mosca non è la Russia, la Russia non è Mosca, è un proverbio molto diffuso, e Viktor Popkov è proprio l'ideatore e il direttore di questo progetto di distribuzione appunto dei libri per corrispondenza. Già il catalogo è molto interessante perché praticamente sono presentati i libri, ciascuno con una scheda, quindi è già uno strumento informativo ed educativo, formativo già di per sé stesso. E poi va a già 5.000 utenti. Queste sono le vendite, padre, come vedi siamo sempre in salita. E qui ci sono alcuni momenti. Noi fino al 2004 siamo stati in una piccola sede alla periferia di Mosca, 4 stanzette proprio. Qui è un momento significativo perché viene distribuito il 100.000° libro e quindi a questo padre Badura che veniva dalla Siberia regaliamo un libro in italiano, però era molto bello, illustrato su Andrei Rubliov. E questo appunto è il regno di Viktor Popkov, la Russia da lui distribuita. Ecco, questa è stata una cosa molto significativa per il decennale della Biblioteca dello Spirito, 10 anni di fondazione, siamo stati ricevuti in udienza dal Papa, un'udienza del mercoledì, e Jean-François, che è inginocchiato davanti al Papa, gli regala il 1.000.000° libro. Ecco, queste le nostre attività, le mostre, la presentazione dei libri, le tavole rotonde. Questa è stato il nostro cavallo di battaglia, bisogna dire. La mostra della Terra Legenti. Ne abbiamo fatto una versione fotografica, evidentemente, che ha praticamente girato l'intera Russia ed è stato uno strumento ecumenico importantissimo perché qui, adesso per esempio, siamo a Saratov. Ma ha coinvolto moltissime comunità ortodosse a Minsk, in moltissimi posti, ecco qui le città che sono anche elencate, e quindi è proprio diventato uno strumento
per parlare di Cristo, per parlare del cristianesimo e veramente di ciò che ci unisce. E poi abbiamo preso la grande decisione, sempre su, con la sana insoddisfazione di Padre Scalfi, nel 2004 abbiamo pensato di passare da questo piccolo centro distributivo, che comunque era frequentatissimo alla periferia di Mosca, a un posto sulla strada, con una vetrina sulla strada, per poter interessare anche le persone che magari non verrebbero di per sé in chiesa o che non frequenterebbero di sé degli ambienti, come dire, cristiani, confessionali, e quindi è nata questa idea della Biblioteca dello Spirito aperta al pubblico. Io dicevo sempre a Jean-François, ma io ormai sarò in pensione quando l'aprirete, perché sembrava una cosa impossibile. E invece ce l'abbiamo fatta. E ecco, questo è il, adesso passiamo al centro del, al nuovo centro. Eccola qui. Era questa, il primo colpo di fortuna è stato quello di trovare questi locali, dopo vedremo come erano ridotti, come sono stati ridotti, cioè sono stati trasformati. Pensate che era una dimora, noi non sapevamo niente, era un posto che costava abbastanza poco, stranamente, siamo a 10 minuti di strada dal Cremlino. Ci siamo resi conto poi che era un'antica dimora russa e questi Botkin erano dei mecenati, erano dei commercianti di tè, ma erano anche dei mecenati, e in questa casa, per esempio, c'erano dei mercoledì letterari a cui partecipava frequentemente Vladimir Salaviov. C'era stato Lev Tolstoi, cioè ci siamo resi conto poi che avevamo proprio la possibilità di riprendere una tradizione che si era interrotta evidentemente, perché per 70 anni questo appartamento era stato una casa in coabitazione, quindi c'erano bellissimi pavimenti rovinati, c'erano bellissimi stucchi rovinati, e anche qui siamo riusciti, con l'aiuto della moglie di Victor, tra parentesi, che ha fatto miracoli perché è stata lei a gestire tutta la ristrutturazione, e con l'aiuto di tantissimi amici italiani, restauratori, nostri amici del Vaticano, mecenati che ci hanno dato i soldi e così via, siamo riusciti a ristrutturare in modo veramente splendido, e quindi a riportare la casa Botkin a quello che era un secolo fa. Ecco com'era e com'è. Questo, vedete i soffitti lì conciati, adesso invece è un pezzo della libreria. Così pure no, Jean-François lì misura desolato la rovina, e invece tutta questa ristrutturazione. Questo era il salone delle conferenze così com'era, e il salone delle conferenze così come adesso. E qui abbiamo una libreria, una sala per conferenze, mostre, dibattiti, e un angolo bar dove la gente può sedersi, prendere un libro, leggere, far quattro chiacchiere, cioè, e vediamo che la gente ci sta proprio molto volentieri. Altra visione. E qui siamo all'apertura. Nel novembre del 2004 il Cardinal Poupard è venuto, qui c'è Jean-François, tra il Cardinal Poupard e l'Arcivescovo di Mosca, Tadeusz Kondrusiewicz, che hanno, appunto, ci hanno onorato della loro presenza in quell'occasione. Questo è il Nunzio Apostolico, anche lui è venuto a portare, perché per questa occasione abbiamo avuto due regali bellissimi. Uno, la lettera che sta leggendo in questo momento il Nunzio, di Sua Santità, di Papa Giovanni Paolo II. E poi, insperabilmente, abbiamo avuto anche un messaggio del Patriarca Ortodosso. E questo per noi è stato un grande conforto, perché è stato proprio, come dire, una sottolineatura di quel desiderio di unità, veramente di amicizia vissuta in Cristo, che ci aveva portato fin lì. Ecco alcuni momenti, alcune personalità che leggono, eccetera, la presentazione. Pensate che non avevamo preparato questo filmato prima, evidentemente, non è di adesso. Quando c'è stata questa presentazione, Claudio Chieffo, che era un grandissimo amico del padre, aveva proprio desiderato venire a farci un concerto, e questo era nel novembre 2004, poi lui si è ammalato nel gennaio 2005,
E anche questo è stato proprio un grandissimo regalo del Signore, questo concerto che lui aveva potuto fare e proprio oggi lo stiamo vedendo. Questa è la libreria. Anche qui abbiamo un grafico che spacca il soffitto. E poi l'attività culturale. Questo è l'incontro che abbiamo fatto diversi incontri. Questo è l'incontro sul discorso del Papa Regensburg, dove abbiamo avuto, è stato interessantissimo perché abbiamo lì un corrispondente della Svezia, poi c'è Vladimir Legoida, moderatore che è direttore di uno dei più importanti mensili ortodossi, c'è un altro giornalista di Radio Radonezh, e c'è Don Paolo Pezzi che è prete della Fraternità Missionaria San Carlo e rettore adesso del seminario di Mosca, e Corugi che è uno dei filosofi di maggior spicco. Quindi è stato un incontro pubblico veramente di peso su questo tema così importante sia per la Russia che per l'Italia, cioè il problema della fede e della ragione. Questo è un altro incontro con una scrittrice che ha scritto un libro molto interessante sull'ortodossia oggi, Arkhangelsk, una sottoscrittore dell'Izvestia, giornalista dell'Izvestia. Ecco, ancora un altro centro, questo dedicato alla linguistica, con Edo Rigotti. Altra mostra dalla Terra alle Genti. Tra il resto abbiamo fatto, l'ultima cosa che in questi mesi abbiamo fatto, una mostra fotografica sulla maestà di Duccio di Boninsegna, insieme ad un grosso convegno. E questa è stata una cosa anche molto bella, perché ancora una volta è stata una testimonianza di questa unità delle radici culturali cristiane, tale per cui il mondo bizantino e il mondo occidentale, italiano, la cultura italiana, pur nella loro diversità, hanno una comune radice. Il meeting è sempre fonte di ispirazione, una delle mostre del meeting, in versione fotografica, Pronti Partenza Vita, che abbiamo fatto lì nel nostro centro. E questa invece è una mostra di un'artista russa molto interessante che ha ridato vita all'antica tradizione di ricamare arazzi. Avevamo fatto questa mostra natalizia, il coro di Comunione e Liberazione in quell'occasione ha fatto un bellissimo concerto di Natale, e poi questi arazzi dedicati ai temi del Natale. Serate musicali, tutti venerdì sera, abbiamo musica dal vivo, in genere musica classica. E poi qui al meeting è anche ospite il segretario della Commissione Teologica del Patriarcato di Mosca, e con questa commissione stiamo facendo un importantissimo progetto, i 100 libri della teologia cristiana del XX secolo, cattolici, ortodossi e anche protestanti. E questo è il primo frutto. Padre Scalfi dice, ma allora quando, e ne è arrivato uno fino adesso, che però presentiamo, vedete, in caratteri cubitali, però è un progetto veramente molto significativo e molto importante. Questi sono altri libri, come vedete, che abbiamo pubblicato, e questo è stata un'altra, come dire, fiore all'occhiello, perché abbiamo pubblicato in russo il testo del Papa, Introduzione al Cristianesimo, con l'introduzione del Metropolita Kirill, che è il numero 2 della Chiesa Ortodossa. E è stato una cosa per noi di un grandissimo successo, che proprio una personalità così importante della Chiesa Ortodossa sottolineasse in questa introduzione l'importanza della cosa. Ma poi la cosa anche che ci ha riempiti di contentezza è stato che il Papa in persona ha scritto una lettera al Metropolita Kirill, e nelle prime 4 righe c'è scritto: ho appreso con vivo piacere che, collaborando con il centro della Biblioteca dello Spirito, ella ha voluto ta 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 ta. E quindi insomma è stato veramente una cosa significativa. Ecco, questi sono i nostri dati. È finita.
se permettete, volevo adesso, prima di concludere, dire un'ultima parola, ringraziando innanzitutto Padre Scalfi, ma... Però, se permettete, oltre al titolo del libro, vorrei ringraziare anche l'autore, che ci ha permesso... che ci ha permesso di ripercorrere questa storia, perché vi assicuro che intervistare Padre Scalfi, fargli cacciare fuori dati, date, nomi, eccetera, eccetera, non è assolutamente un'impresa facile. E Pigi si è messo lì per mesi e mesi a scartabellare gli archivi, a intervistare il padre, a scrivere, a trovare, e quindi a ricostruire pazientemente una storia che altrimenti per tanti aspetti sarebbe stata così andata perduta. Io non so se Pigi vuoi dire due parole. Ti abbiamo preparato anche il podio. Forse l'unica cosa da aggiungere è che la cosa che mi ha mosso personalmente a fare questo libro è stato proprio vedere una persona che dedica la vita a qualcosa. Mi sembra che sia uno degli spettacoli più affascinanti che si possano incontrare, cioè quando un uomo dà se stesso per un ideale grande affascina chi gli sta intorno tanto che gli viene voglia, come è stato capace di raccontarlo. Benissimo. Vi ringrazio, buona serata e buon meeting a tutti.